Buongiorno a tutti. Oggi vediamo la seconda lezione dedicata al progetto di un edificio su un lotto di terreno. Dopo aver visto nell'altra lezione i punti fondamentali, cioè le regole del piano di governo del territorio da cui partire e aver visto anche le caratteristiche del nostro lotto, bene, oggi ci soffermiamo soprattutto su alcuni punti fondamentali e sui concetti base che riguardano la geometria dei nostri edifici. Innanzitutto lavoriamo con superfici rettangolari, siamo sulle superfici semplici rettangolari e lavoriamo con volumi semplici, cioè parallelepipedi. Se parliamo di rettangoli, la superficie del rettangolo, cioè l'area, vediamo alcune formule quindi, l'area del rettangolo di questo rettangolo è A per B, lato per lato, quindi A per B. Eviterei di parlare di altezza perché stiamo parlando in questo momento di superfici piane. Quando introduciamo il concetto di altezza, quando andremo a verificare i volumi dei parallelepipedi, allora avremo bisogno di collocare anche di determinare l'altezza dell'edificio. Però in questo momento parliamo di superfici piane, quindi A per B uguale l'area del nostro rettangolo. Naturalmente moltiplichiamo metri per metri, quindi otteniamo metri quadrati. Ora, in alcuni casi ci troveremo di fronte a situazioni di questo tipo. Conosciamo magari l'area del rettangolo, conosciamo un lato del rettangolo, ma l'incognita è l'altro lato del rettangolo, quindi dobbiamo lavorare con la formula inversa. Se l'area è uguale a per b, dobbiamo trovare b perché non lo conosciamo, avremo area fratto a, quindi l'area del rettangolo fratto il lato, troveremo l'altro lato. Quindi metri quadrati fratto metri, naturalmente i metri se ne vanno via, togliamo il 2, rimangono i metri, quindi il lato denominato B. Conoscendo A e B, troveremo A sempre con la stessa formula, A uguale area fratto B. Ecco, sono formule importanti queste perché vedremo frequentemente il loro utilizzo nel corso dei lavori di progettazione. Quindi, siamo partiti dalle superfici, adesso parliamo di volumi. Allora, il volume intanto è dato dall'area di base, questo è un parallelepipedo disegnato in assonometria, l'area di base del parallelepipedo, in questo caso un rettangolo, il rettangolo di prima, A per B, moltiplicata per l'altezza. L'area moltiplicata per l'altezza dà il volume del nostro solido. V, che è volume, uguale area per altezza. Il V, cioè il volume, ha come unità di misura i metri cubi, cioè metri quadrati, l'area per metri, l'altezza. Se vi ricordate, l'altezza può variare da un piano, due piani o tre piani. Un piano 3 metri, due piani 6 metri, tre piani 9 metri. Le altezze saranno sempre queste. Non ci discostiamo, mentre le superfici potranno chiaramente variare secondo appunto il rettangolo che ci troviamo. Ma avremo anche la necessità, per esempio, di trovare l'altezza. L'altezza è il volume fratto l'area, metri cubi fratto metri quadri, cioè metri. Se conosciamo il volume e conosciamo l'altezza, possiamo trovare l'area con la formula inversa. L'area uguale al volume, che è espresso in metri cubi, fratto altezza, che è espressa in metri, quindi in metri quadrati. Quindi volume, area per altezza. L'altra formula che ci interessa è soprattutto questa, l'area uguale a volume fratto altezza. Molto spesso avremo il volume che non è un'incognita, ma lo conosciamo, avremo l'altezza. Vogliamo ad esempio costruire un edificio alto 3 metri, quindi un piano solo, volume fratto altezza, troveremo l'area. E magari dall'area, da lì, ci potremo trovare
i lati del nostro rettangolo. Ecco, queste sono un po' le formule di base che dobbiamo per forza conoscere. I concetti fondamentali sono questi. Ripeto, area uguale A per B. Se ho A e non conosco B, area fratto A, ho trovato B, e quindi anche A come lato uguale area fratto B. Il volume è area per altezza. Se conosco l'area, se conosco il volume, conosco l'altezza, volume fratto altezza, trovo l'area. Queste quattro semplici formule saranno la base di tutti i vostri calcoli. Ci vediamo alla prossima!